Non siamo la stampella di nessuno, ma l'alternativa a questo governo fallimentare. Queste le parole dei consiglieri comunali del Partito Democratico e della lista Chieti per Chieti sulla crisi al comune. PD e forze di opposizione centro-sinistra dunque ribadiscono il giudizio negativo sull'operato dell'amministrazione di Primio. Febbo, una legislatura terminata, ma c'è chi vorrebbe portarla avanti? Ma sicuramente la consigliatura è terminata, in 9 anni di esperienza di Primio è ormai al capolinea, indifferentemente, come correttamente dicevi tu, c'è qualcuno che forse può pensare di dare ossigeno a questa maggioranza. La maggioranza è finita, qualsiasi sia gli sviluppi del prossimo consiglio del bilancio. La sua lista insieme al PD questa mattina in conferenza stampa per ribadire questo? Ma assolutamente sì, noi siamo l'alternativa a questo governo, siamo l'alternativa a Di Primio, siamo l'alternativa a Forza Italia. Ci siamo candidati l'altra volta e ci candideremo di nuovo per dare un futuro diverso alla città, che non può essere sicuramente quella degli ultimi 9 anni, sia esso Forza Italia piuttosto che le liste civiche che appoggiano fino ad oggi Umberto Di Primio. Diversi milioni di debiti registrati in questa consigliatura, i cittadini Chieti che futuro avranno? Ma rimane sì quello che diceva lei, cioè rimane il giudizio in questi anni con un dissesto alle porte, con gravi conseguenze per i cittadini, per le risorse che saranno sempre meno per la città, e con questi debiti che ormai sono conclamati, certificati dai revisori dei conti, e questo sarà un problema da gestire in futuro. Non ci sono più i tempi proprio tecnici per apportare modifiche allo strumento? Assolutamente no, appunto per questo motivo noi siamo contrari a questo bilancio, perché non ci sono servizi, diminuzione degli asili nido, ci sono molte cose che abbiamo detto in questi giorni e che purtroppo non ci vedono favorevole all'approvazione di questo bilancio. Per concludere, state valutando se intraprendere un'azione contro l'atteggiamento assunto dal Presidente del Consiglio Comunale? Stiamo vedendo se ci possono essere delle misure che possano appunto prevedere una discussione per fare in modo che appunto che il Consiglio si sia fermato in un modo non, diciamo, consono al regolamento.